actress because we celebrate one fake wedding in Montecatini with this beautiful actress. It's Florentine, Fiorentina. Do you speak English? Just a little, just a little. I want to know your teacher in English. Please present to me. And Martina, prego, prego, vieni, vieni. Just to introduce our friends, because there is two projects. One project with Lucrezia for wedding tales, many different tales around Italy. And we organized together some very interesting briefing before, and after we develop a new film. The producer is our film festival. There is another very nice friend, Marcella. Marcella present one small, new, non small, one short movie, animation short movie. There is the last our introduction for today. And Marcella, please stay with me just one moment. Yeah. Just some word for our your project in italiano. Italiano, attenzione. Se vuoi in inglese, non so, no. Hi, nice to meet you. Ciao. I am a director. My name is Marcella Mitaritonna, and in this moment presented my new project, short movie, animation short movie. And about one little drone ecologist. I translate in Italiano. Drone ecologist, interessantissimo. Vuoi dire? Yes. Perdonami. Just to let you know that we have an Oscar animation winner in yes. our cine tour, man. In our cine tour. Yes. Fantastic. Yes. Great news. He's a Polish man. Great news. He's a Polish man. He's our friend, a member, one of the founding member. He's a Zbigniew, something like that. It's very complicated, the family name. But Maurizio Tolkiewicz. So we are proud to see that there are other people that are looking for this animation world. Ah, ok, it's interesting. Vabbè, andiamo in italiano, perdonatemi, perché per me è più facile, insomma. E, diciamo, abbiamo avuto questa notizia da poco, siamo passati ai selettivi del governo. Che sono... Spiegati cosa sono i selettivi. Allora, sì, the selective of govern, the MIBACT is difficult. No, anche in italiano. Ah, allora, posso dire? Sì. Sì, ok, è uno step, diciamo, che ogni regista o produzione fa in Italia per ricevere dei fondi. Come diciamo, sappiamo, è molto difficile ricevere i fondi dal MIBACT, ci sono un sacco di procedimenti, richieste e documentazioni da presentare, e siamo passati quest'anno come tra i primi come progetto di animazione. Insomma, per noi è stato un grande privilegio, perché insomma è molto difficile ricevere dei fondi. Abbiamo ricevuto quindi dei fondi, però i fondi del governo sì, ci aiuta, ma non sono sufficienti, perché sappiamo bene che l'animazione è un campo anche molto, molto costoso, insomma, perché ogni singolo disegno bisogna disegnare, bisogna progettare, bisogna, insomma, animazione è veramente tanto difficile. E, diciamo, questo mio progetto è nato dall'idea di rendere accessibile anche ai bambini, alle scuole, un argomento per me, io sono pugliese, si sente benissimo il mio accento, insomma, pugliese, una problematica che mi sta molto a cuore. Io ho girato qualche anno fa un cortometraggio sull'Ilva, che abbiamo presentato a Venezia, abbiamo vinto anche con CIMIT, con Massimo Caminiti, insomma, abbiamo vinto, insomma, diversi, abbiamo anche rappresentato l'Italia dal punto di vista ecologista a Venezia con un premio prestigioso di Venezia. E quindi mi sono avvicinata a questa causa dell'Ilva, che è una causa molto, che mi sta molto a cuore, perché veramente muoiono tante persone per l'Ilva. E
il mio non è, diciamo, e c'è stata sempre una grande discussione, perché noi abbiamo girato anche a Rione Tamburi, dove proprio Rione Tamburi è il quartiere proprio posizionato sotto l'Ilva, dove ci siamo gli operai che morivano di tumori, però non vogliono chiudere l'Ilva perché lì lavorano, perché dà sostentamento a tante famiglie. Ma il mio non è, il mio messaggio non è chiudiamo l'Ilva, cioè diamo possibilità di lavorare alle persone tramite la bonifica. Diciamo, trasformiamo questi posti di lavoro non dall'inquinamento, quindi uccidiamo persone, a bonificare quel territorio. Ci vogliono tantissimi anni per bonificare quel territorio. Quindi l'idea nasce dal fatto di rendere questo argomento accessibile anche ai bambini, perché anche i bambini devono capire il loro linguaggio, anche se sono anche più avanti di noi, insomma, questa problematica che mi sta molto a cuore. Da qui nasce l'idea del drone ecologista, il drone ecologista Fly, che si innamora di Taranto, vede Taranto, la sua amata, che sta pian piano morendo e vuole salvarla a tutti i costi, quindi con una battaglia, insomma, inedita, e vuole salvare la sua amata, quindi contro il drago Ilva, riuscirà a salvarla, chi lo sa. Questa, diciamo, è l'idea. Quindi il governo ha premiato questa idea e avremo anche, diciamo, la Luca Ward come doppiatore della parte iniziale, e insomma sono qui anche con l'aiuto del... Noi abbiamo già collaborato con Marcello in precedenti occasioni, anzi ringrazio Marcello perché ha lanciato anche il mio film e me l'ha portato in giro per il mondo. Insomma, è andato anche molto bene, e ho chiamato Marcello, ho detto: Marcello, guarda, io ho bisogno del tuo aiuto anche del Montecatini Film Festival, perché ci servirebbero anche dei collaboratori economici, non tanti soldi, ma veramente quello che è necessario, perché già il governo ci ha aiutato a portare avanti, perché insomma vorremmo che questa tematica fosse parlata anche in altri ambiti oltre che in Italia, anche in Europa, in giro per il mondo. E ho detto: Marcello, se mi può anche aiutare, perché ho una produzione, però per avere anche dei fondi in più per rendere il progetto ancora più ambizioso, insomma, questo. E quindi sono qui, grazie per la possibilità, per avermi fatto parlare, insomma, e speriamo bene, speriamo, io sono fiduciosa. Ha già diffuso l'informazione. E chiunque, insomma, possa, insomma, aiutare in questo senso, noi, insomma, sarei grata. Parliamo anche con la mia produzione e questo. Io spero di essermi dilungata troppo, grazie. The last but not the least. Prego. Allora, noi abbiamo fatto un film insieme che è The Wedding Tales. Tu ti sei trovata bene con i nostri amici, come hai fatto una scuola di cinema? Sì, io infatti sono al terzo anno della scuola di cinema immagine di Firenze e per me è stata un'occasione preziosissima poter essere su questo set, perché penso di poter parlare anche a nome di Simone, che è l'altro ragazzo che ha recitato con me, anche lui viene da una scuola di cinema. Sono, diciamo, i nostri primi esperimenti sul campo, quindi uscendo un po' dalle mura protette della scuola, dove, ecco, siamo tutti più al nostro agio, invece abbiamo trovato una troupe meravigliosa, ci siamo divertiti tantissimo e la giornata, più che il sapore del lavoro, ha avuto veramente il sapore della passione, della gioia, del realizzare qualcosa tutti insieme, contenti di essere lì e di farlo. Quindi, ecco, ringrazio te, ringrazio tanto Alessandra e tutti quelli che hanno contribuito e che, insomma, ci siete stati anche, ci avete coccolato, ecco, molto, e protetto e indirizzato, non era scontato. Quindi.